Per stasera io parlerò di qualcosa di molto originale, suppongo, a meno che non sia stato invece qualcosa di risaputo che io ignoro, quindi la mia originalità consiste nel non sapere questo fatto, cioè della religione culturale. È banale dire questo che ora sto dicendo, però le conseguenze sono enormi. Si può essere non credenti, si può non aver fede, ma è difficile non avere le caratteristiche della propria civiltà. Ora, sarebbe altrettanto assurdo considerare che nella propria civiltà non ci sia la religione. Immaginiamo per un momento l'arte cristiano-cattolica che permea l'Europa da almeno 1200 anni. Come immaginare la civiltà europea senza l'arte cristiano-cattolica? Ecco, un caso concreto in cui, indipendentemente dalla fede, dall'essere o meno cattolici, non si può fare a meno di partecipare ad una religione pur non essendo credenti. E questo è un punto a cui tengo moltissimo. Ripeto, non so se è una scoperta mia, nel senso che credo che sia facile dire che è fin troppo ovvio quel che dico, ma ha un'importanza, ripeto, enorme. Perché? Perché se dobbiamo difendere una civiltà, dobbiamo difendere anche la religione che permea quella civiltà. Come si fa ad essere europei e non difendere il cattolicesimo in campo culturale? Non la teologia cattolica, che è tutt'altra religione, ma la cultura, l'arte cattolica. Non esisterebbe, ripeto, l'Europa senza l'arte cattolica. Questo che significa? Che se abbiamo un periodo di forte immissione di religioni diverse dalla nostra, ad esempio come l'Islam, indipendentemente da questa noiosissima disputa su che cos'è l'islamismo, che cos'è la loro religione, quali sono le caratteristiche, se sia o meno intollerante, che hanno importanza ma non fondamentale. La cosa fondamentale non è la nostra, non è quella che abbiamo vissuto 2000 anni. Questo è il punto vero. Se c'è un'identità e c'è qualcuno che è diversa, di identità diversa, non è questione di essere contro qualcosa, ma di essere per se stessi. Non si tratta di essere contro l'Islam, si tratta di essere per la nostra tradizione culturale. Questo è il punto che non ci sta capendo. Si parla di razzismo, di anti-islamismo, ma non è questo il punto. Il punto è che ciascuno vuole essere se stesso e si scontra con l'altro, non perché è contro l'altro, ma perché si scontra con l'altro. Un'identità esiste nel momento in cui nega l'altra identità, ma non la nega nel senso di annullarla, nel senso che afferma se stesso. Questo è il punto. Quindi io direi che se avessi, cosa che sono gli errori che si fanno nella vita, ma non lo so se è stato un errore, se avessi un ruolo pubblico, cosa che non ho mai voluto avere, non farei tanta questione di essere contro qualcuno, ma essere me stesso. Basta. Io preferisco entrare in una chiesa che in una moschea. Perché? Perché la chiesa mi dà delle cose che ho vissuto nell'infanzia, simboli che io conosco, simboli in cui mi riconosco, pur non essendo minimamente credente. Ma come faccio a rinunciare alle Madonne di Raffaello, di Andrea del Sarto? Ma come si fa? Ai volti,
a me c'è uomo di Antonello da Messina, ma come simpatico io? Non si può fare, perché non sarei più un uomo all'interno di una cultura. Ecco il punto fondamentale, che bisogna ribattere sia a chi da parte nostra teme che l'identità sia rifiuta il razzismo, cosa veramente incredibile, come se la non identità fosse la soluzione del razzismo. Perché l'incredibile di questa pseudologica è che poi ad un certo punto noi non dovremmo essere niente per non dar fastidio agli altri. Quando si dice tu non fai il presepe per dar fastidio, per non dar fastidio agli altri, si dice qualcosa che è contraddittorio a se stesso, perché se tu rinunci agli esipoli, automaticamente devi far rinunciare anche gli altri esipoli. E allora il dialogo è tra nessuno e nessuno. Ma sono cose veramente tortuose e malate, queste qui che stiamo vivendo. Se io dico a me stesso che rinuncio agli esipoli, per logica e coerenza, devo dire all'altro di rinunciare ai suoi esipoli. Allora non pregare 5 volte al giorno, magari di strada, perché questo mi dà fastidio in quanto io non sono musulmano e quindi asservo un rituale che non è il mio, come quello dell'albero di Natale o dei pastori e della natività di Cristo. Quindi ciascuno si deve esercitare. Il che non vuol dire che uno può alterare i simboli. Se un individuo si converte all'islamismo, ha il diritto di farlo. Questa è un'altra questione. Qui non si tratta di essere nessuno, qui si tratta di essere un altro. Oppure uno, se non vuol credere né all'islam né a Gesù Cristo, non crede né all'islam né a Gesù Cristo. Questa è nella libertà di una società. E qui si potrebbero aprire altri problemi, nel senso che ci sono delle religioni che impediscono questi passaggi. Ad esempio l'islamismo impedisce la conversione, che è passibile di morte. Ecco, c'è nel Corano la dicitura che chi è apostata oppure impedisce la non credenza, l'ateo e chi non può vivere nell'islam. Preferiscono un ebreo e un cristiano, ma non l'ateo. L'ateo è di per sé un non uomo, perché secondo l'islam l'uomo esiste in quanto crede in Allah. Chi non crede in Allah e succede anche a me, in Gesù Cristo, in Mosè e così via, che per loro considerano annunciatori di Allah, ma comunque, insomma, gente della scrittura, le chiamano gli ebrei cristiani gente della scrittura, possono esistere, ma chi non crede nelle scritture, né quella ebraica, il Pentateuco, né quella cristiana, la Bibbia nella sua completezza, né quella islamica, il Corano e tutto il resto che segue, non è degno di vita e è passibile di morte. Ora, questa religione culturale, che io ho chiamato religione culturale, a cui la sto propagando, devo dire, sarà messa su YouTube e così via, su delle riviste, e uscirà il prossimo numero di Borghese, un mio articolo sulla religione culturale, ha degli esponenti, come la letteratura, come c'è il realismo di Balzac, il romanticismo di Chateaubriand, e i geni della Chiesa Cattolica, parlo della Chiesa Cattolica perché siamo italiani, in Germania si potrebbe parlare di protestanti, ma confesso che preferisco di qualunque la Chiesa Cattolica, perché la Chiesa Cattolica è iconografica, mentre i protestanti di maledettamente sono iconoclasti e l'iconoclastia è la negazione dell'arte. Ora, i cattolici hanno i loro uomini rappresentativi, ripeto, di cultura, di civiltà, indipendentemente dalla fede. E questi uomini che hanno dato lustro alla Chiesa Cattolica ormai da ben 1900 anni circa, la Chiesa è il più antico e longevo organismo di religione esistita, perché è vero che l'induismo, che è di gran lunga più antica del cristianesimo cattolico, è vero che il buddismo
ma non hanno l'universalità della Chiesa cattolica. La Chiesa cattolica è cattolica in tutto il mondo, mentre l'induismo è confinato all'India e a qualche altra zona dell'Asia orientale, mentre il buddismo è universale, ma non con la portata della Chiesa cattolica. Quindi la Chiesa cattolica è la più antica religione esistente, è la più universale. Ci sono degli esponenti e questa sera, per chiudere questo ciclo, ho scelto, nell'infinità delle personalità che hanno onorato la Chiesa cattolica e la civiltà, due delle più straordinarie, devo dire, personalità che possiamo riconoscere nella nostra umanità. Direi credenti entrambi in una condizione totale di parità di fede. La fede dell'uno è intensa come quella dell'altro, ma le vie per manifestare questa fede sono diametralmente opposte. San Francesco d'Assisi e Sant'Ignazio di Loyola. Questo anche per dire che il cattolicesimo nella sua infinita saggezza o abilità, se volete, dà voce a tutte le esigenze spirituali. Quindi, come le religioni, non concepisce che qualcosa non sia al suo interno. Io conosco molto bene i sacerdoti culturali, ho vissuto nella mia giovinezza con i gesuiti, ho studiato i gesuiti e poi a Roma sono stato molto amico di personaggi della civiltà cattolica, e loro hanno una idea brillantissima: non cercare fuori dalla Chiesa, perché la Chiesa ha tutto, c'ha gli asceti, c'ha i mistici, c'è quelli che sono per la povertà, c'è quelli che sono per la potenza, c'è quelli che sono per la cultura, c'è quelli che sono per i bambini, c'è quelli che sono per i malati. Se io facessi la numerazione di alcuni santi, proprio pochissimi, alcuni, 3, 4, 5, 6, scopriremmo che effettivamente è così. Ogni santo è santo per una funzione che esercita sulla società. C'è quello che si occupa dei lebbrosi, quello che si occupa dei malati terminali, quello che si occupa delle malattie, quello che si occupa della cultura, quello che si occupa dei bambini, quello che si occupa delle donne traviate. Quindi proprio c'è una incredibile capacità di dare risposta a tutte le esigenze della società e di darla realmente, come vedremo stasera, perché questi due santi sono una risposta incredibile, grandiosa a dei enormi problemi della loro epoca. Ma come accade agli artisti, i santi hanno molto degli artisti, superano la loro epoca. Solo i santi e gli artisti vanno al di là della loro epoca, sono capaci di rendersi eterni, non solo come fama, perché anche quello chiede alla fama, ma come attività. Se voi sentite una sinfonia di 100 anni fa, è viva come se la fosse fatta oggi, perché l'arte ha questo potere di essere viva sempre, quando è arte ovviamente. Lo stesso i santi, la loro opera è tipica sempre in francescano, francescano e francescano nel 1200 e nel 2000, e certo. Un gesuita del 1500 e un gesuita del 1500 ed oggi. La santità ispira delle attività e delle spiritualità eterne, che non muoiono mai. Questa è la grandezza della santità, che ripeto, è simile all'arte. Il primo santo di cui parlerò, per dire, come diceva Dante Alighieri, il paradiso, che i santi si presentavano tra di loro, il primo santo di cui parlo è il caso di San Francesco. Quando il paradiso, Dante sale in paradiso, c'è, gli parlano di due santi che sono i bastioni della Chiesa, San Francesco d'Assisi e San Domenico
di Gutmann, domenicani e francescani, e li mette insieme, i due padri della Chiesa Cattolica. Francesco d'Assisi, voi mi comprenderete, anche quelli che mi ascolteranno via l'informatica, una goccia di quello che si potrebbe dire di questo santo, così come per Sant'Ignazio. Sono personalità meravigliose, tormentatissime, tragiche, perché l'essenza della santità è sentire tragicamente la vita, come Gesù Cristo, perché il fondo del santo è un imitatore di Cristo. E così come Cristo sentì tragicamente che doveva soccorrere il dolore degli esseri umani, così i santi, a modo loro, hanno lo stesso compito di soccorrere l'umanità. Francesco nacque ad Assisi da famiglia ricchissima. Il padre, Pietro di Bernardone, era, diciamo, come oggi potremmo chiamarlo, un prototipo di capitano d'industria, di imprenditore, perché come sapete il capitalismo, in certe forme per carità, capitalismo mercantile più che altro, già si riesce nel Medioevo. Fatto pensare a Marco Polo, la famiglia Polo, che va in Cina addirittura per fare commercio di seta, la via della seta. Quindi pensate un po' che uomini erano uomini che non temevano montagne, mari, tempeste, uragani, venti, sabbia, deserti, fame, pirati. Avevano questa sete di avventura e di guadagno, il capitalismo, non veramente il capitalismo, insomma, qualcosa che comunque non era certo quello del feudatario che aveva i servi della greppa che gli portavano tutto e se ne stava nel castello con i trovatori e con le donzelle. Ecco, c'era un abisso tra feudatari e mercanti. I mercanti usavano, diventavano ricchi con il loro lavoro, quindi nessuno, mentre gli aristocratici stavano nelle loro grandi ville e vivevano di rendite, come si diceva poi nel Settecento. Il padre, che ha parecchi figli, sposa, ovviamente prima di avere figli, una francese, pare, non è sicurissimo che sia stata sposata ad una francese, però molti dicono di sì e ritengono che qualcosa di questa natura francese sia presente in Francesco. Perché ha sposato una francese? Perché pare di una certa dica, si chiamava. Perché Pietro di Bernardone, il padre del futuro Francesco, andava in Francia, a Troyes, dove c'era un mercato immenso, accorreva da tutta Europa e ciascuno portava i suoi prodotti. A Troyes c'era un uomo illustre e celeberrimo, Chrétien de Troyes, il quale fece tutti i poemi della Tavola Rotonda, il ciclo di Artù, e che ebbe un'influenza immensa nella cultura del tempo medievale. E tra l'altro scrisse un poema, Percival, che sarà poi secoli dopo musicato e alterato da Wagner, Parsifal, l'eroe buono, l'eroe dolce, l'eroe mite, direi ante litteram francescano, anche se poi è un combattente, intendiamoci. Ma questo poi vedremo che in quel tempo si poteva essere contemporaneamente combattenti e cristiani. Pietro di Bernardone porta il figlio con sé, lo vuole istradare al commercio.
E Francesco, piuttosto docile di natura, ma vivacissimo, donnaiolo estremo, godereccio folle, spettazione incredibile, ma non aveva nessun limite da parte del padre e soprattutto della madre, che aveva un padre debole per questo figlio, c'erano altri figli. E quindi spendeva e spandeva in maniera incredibile, dilapidava letteralmente la fortuna del padre, solo che la fortuna del padre era talmente immensa che non era dilapidabile. Avevano castelli, terre e così via. E Francesco era il capo brigata degli assisiani, goderecci, feste, bevute, canti, balli, donne, così via. Accade che in quel tempo, voi sapete, vi era la lotta tra comuni, impero, papato, e la borghesia, di cui Pietro di Carradone faceva parte, chiamiamola borghesia, insomma, il ceto dei nuovi ricchi, si scontra con l'aristocrazia feudale e vince. Ma i ricchi si alleano con la nemica giurata degli assisiani, cioè Perugia, e accade una guerra vinta terribilmente dagli perugini, i quali non solo fanno strage terribile degli assisiani, ma li prendono prigionieri. E tra i prigionieri vi è Francesco, che passa un anno e mezzo prigioniero dei perugini. Lo riscattano, non lo riscattano, lo lasciano, non lo lasciano. I perugini ovviamente avevano interesse a tenerseli per avere poi un grande riscatto. A quei tempi c'era questa usanza. Scopo, sapevano quanto ricco fosse Francesco da parte del padre, lo tengono e poi viene rilasciato, anche perché i perugini si trovano in difficoltà con l'impero, con l'imperatore tedesco, e quindi non sono più vittoriosi come in passato. Che è un episodio che però segna la vita di Francesco. Francesco torna e ritorna nei suoi bagordi, addirittura è nominato capo brigata dei giovani, diciamo, godere di dolce vita assisiani, e